Bene, sono venuta a trovare lo chef Gianni Catani nel suo nuovo ristorante, il Lamian Bar. Già da fuori a primo impatto sembra molto carino e raffinato, ma voi non siete curiosi? Seguitemi, andiamo a vedere dentro. Sorpresa! Benissimo! Buonasera Gianni Catani, posso entrare? Sono curiosissima! Ciao Gianni, ma che bello! Ma cosa stai preparando? Degli spaghetti saltati, sono molto buoni. Li fa lui a mano e poi li facciamo saltati così con le verdure, la carne, molto buoni. Ma che spettacolo! Infatti, ma sento già un profumo delizioso! Sono veramente buoni! Andiamo di là adesso, ti racconto un po' tutto quanto come funziona il ristorante, va bene? Certo Gianni, ti aspetto di là! Gianni, innanzitutto veramente complimenti per questa location perché è spettacolare, veramente raffinata, elegante, questo tocco di rosso magnifico e poi queste fotografie fatte proprio da te. Verissimo, le faccio io. Cioè sono veramente bellissime, anche con il videoproiettore, cioè un'idea veramente originale. Beh sì, è un viaggio un po' nella Cina, quindi stiamo facendo questo format che rappresenta un po' la cultura della cucina cinese del nord, quindi facciamo questi piatti tipici di questa parte della Cina, ossia il nord, che è praticamente un po' diverso dal dumpling bar, perché nel dumpling bar facciamo prevalentemente ravioli. Infatti stavo pensando, non è che stai trascurando il dumpling bar e i clienti, no, vero? Perché si offendono. No, io faccio copia e incolla, mi sposto da una parte all'altra. Ti sdoppi? Mi sdoppio, quindi sono abbastanza abile. Però ecco, ovviamente questo l'abbiamo appena aperto, quindi è molto impegnativo, è molto difficile da gestire, quindi adesso ancora curo questo locale, poi ritornerò all'Amplibar. Ma quindi com'è andata l'apertura? Cioè come sta andando il locale? Bene? Sei soddisfatto? Siamo molto soddisfatti, la gente è molto contenta, è molto numerosa, apprezzano questi cibi mai mangiati in vita loro perché tutta roba nuovissima. Infatti è molto originale comunque. Addirittura pensa che il panino che facciamo, quello di Xi'an, non lo fa nessuno in Europa, quindi diciamo è l'unico, siamo forse gli unici in Europa a fare questo panino di spaghetti croccanti, che è una cosa veramente... Cioè penso che siamo veramente fortunati, cioè gli unici in Europa, ragazzi, assurdo! Sì, sì, comunque il discorso è divertirci, quindi ci divertiamo, siamo appassionati, sono ben affiancato da super chef, quindi tutto è molto particolare, insomma, ecco, questo è il discorso. Bene Gianni, il ristorante ha preso proprio il nome dei Lamian, no? Che sono? Assolutamente, sono degli spaghetti fatti al nord della Cina, si chiama Lanzhou la città, sta nel Gansu, sono degli spaghetti fatti a mano, quindi acqua e farina, c'è uno chef che li tira e in tempo reale, quindi in diretta, e poi subito li cuoce, li vengono conditi con delle salse, oppure nella zuppa, insomma in mille modi. Ma ricordo bene, lo chef è proprio proveniente dalla Cina? Abbiamo due chef provenienti proprio da quella zona lì, uno che fa gli spaghetti fatti a mano e un altro, come ti dicevo prima, che fa i panini croccanti, e sono due chef di Xi'an, che sono appunto nel nord della Cina, questo è un po' il format. Bene Gianni, ti va di raccontarmi un menù particolare o un piatto che particolarmente ti va di raccontarci? Guarda, allora, il menù è molto vasto, molto vario, facciamo sempre la cucina del nord ovviamente, questi spaghetti fatti a mano, li facciamo sia in zuppa, sia saltati, che invece con condimento messo poi sopra, salsa messa sopra. Facciamo sempre ravioli, quattro tipi, facciamo degli antipasti, facciamo questo panino di Xi'an croccante con maiale e una salsa all'interno molto particolare, e poi facciamo gli arrosticini sempre di Xi'an, al nord della Cina sono musulmani, quindi facciamo questi spiedini di agnello fatti sulla piastra, e poi ovviamente ogni 20 giorni cambiamo menù, facciamo sempre cose nuove, un po' come al dumpling bar, quindi per cercare di raccontare a tutti quanti quelli che sono i piatti del nord della Cina, quindi tutte queste cose un po' che nessuno ha mai visto, perché tutti conoscono la cucina del sud ma nessuno conosce la cucina del nord, quindi questa è un po' una cosa nuova per tutti quanti. No, bello anche il fatto di cambiare il menù ogni 20 giorni, molto interessante, a me verrebbe
verrebbe voglia quindi di venire sempre ad assaggiare nuovi piatti da te? Beh, assolutamente, perché poi la Cina è grandissima, sono tantissime le regioni, sono tantissimi piatti e quindi abbiamo possibilità per 20 anni di proporre piatti sempre diversi, sempre nuovi. Questo diciamo è un po' il nostro obiettivo, è quello di far assaggiare cose nuove alla gente che fino adesso ha mangiato cucina cinese abbastanza occidentalizzata, diciamo. Certo, immagino. Bene Gianni, devo dirti, mi hai fatto venire proprio un languorino qui allo stomaco, adesso quindi è arrivato il momento di andarli ad assaggiare, se sei d'accordo. Quando vuoi. Basta che vieni, ti facciamo provare tutti quanti i piatti che più ti piacciono. Tra l'altro, sì. No, poi ovviamente oltre a questi piatti particolari del nord della Cina facciamo anche delle grappe, dei cocktail con grappe cinesi. Fantastico, quindi dopo cena mi offrirai anche una bella grappa. Dopo cena ti offro una bellissima grappa, anzi ce l'abbiamo qui vicino, te la offro, la provi, poi mi dici se ti piace. E comunque è una grappa cinese, quindi grappa cinese, cocktail cinese. Nel tema, certo. Io non vedo veramente l'ora di assaggiare questi fantastici piatti, quindi mi rivolgo anche a voi, mi raccomando, andate a trovare lo chef Gianni Catani nel suo nuovo ristorante, il Lamian Bar, e anche il Dumpling Bar, ovviamente.